Anche la consegna del biglietti dell'aereo è stato molto forte perché effettivamente cioè, salgo sull'aereo, parto e poi non so cosa avviene, cosa succederà. E appunto esco dal mio quotidiano e divento io l'estraneo e quindi io sono in un mondo che non è il mio. Andiamo a fare delle attività educative con i bambini soprattutto. I bambini che non vanno a scuola e proprio per incentivare in loro il desiderio di poter accedere allo studio e di interessarsi al fattore educativo e anche le famiglie. Penso che sia importantissimo quando si va verso un altro popolo, un'altra cultura, proprio è importante spogliarsi di ogni idea, di ogni preconcetto, pregiudizio e di mettersi con cuore aperto per accogliere. Noi andiamo a scuola in realtà dai poveri, andiamo a scuola da queste persone, andiamo a scuola dal mondo e questo anche se il mondo cambia, anzi ci obbliga a leggere, ad avere delle chiavi di lettura, a studiare i modi, i linguaggi giusti per poter, no, lavorare in questo mondo interconnesso, in questo villaggio globale che ormai è il mondo. Poi diciamo che è una età strategica perché la quarta che va in quinta stanno decidendo della loro vita. Vi dico grazie per quello che già avete fatto, per quello che state per fare.